Della nostra giornata, della nostra lezione. Come al solito vi comunico in via ufficiale che la registrazione ha avuto inizio. Partirei nel condividere il mio schermo. Vedete le slide, ragazzi? Perfetto, benissimo. Allora partirei. Se qualcuno si inserisce, lo inseriamo cammin facendo. Ok, allora, rapidamente ripartiamo da qui, perché magari qualcuno non ha assistito alla call della passata settimana e mi sembra giusto riprendere da qui. Allora, cosa importante, il tema è quello, cioè quindi il tema preventivo resta sempre centrale. Le due lezioni sono disgiunte, quindi non è che se non avete assistito alla call della passata settimana non capite niente di questa. Cioè, i temi viaggiano separatamente. Logicamente, sulla parte iniziale della call di passata settimana abbiamo una parte generale dove illustro un po' in maniera più approfondita quali sono i target, però di fatto ho strutturato le due lezioni per far sì che nessuno venga, diciamo, penalizzato e comunque si riesca a seguire il tema in via indipendente. Però bisogna ripartire da qui. Bisogna capire che siamo di fronte a queste tipologie di fattori scatenanti. Un trauma acuto, quindi siamo assoggettati a un episodio scatenante. Un trauma cronico, che significa overuse o sovraccarico funzionale. Oppure un trauma diretto. Abbiamo un impatto subito da una parte, da un distretto del nostro corpo. Quindi, trauma acuto. Faccio un movimento, appena termina quel movimento, quel dato movimento, succede che accuso dolore. Quindi, a seguito di un'azione ben specifica, io ho un problema. Trauma cronico e una situazione reiterata nel tempo. Quindi, ripeto tante volte la stessa situazione e succede che prima normalmente si infiamma il distretto, una volta infiammato il distretto, inizia a dolere e quindi a quel punto lì, dopo che inizia a essere dolente, abbiamo delle problematiche di tipo funzionale, quindi ipomobilità, e poi si trasforma logicamente in una condizione di problematica da dover gestire ed è una problematica di overuse, di sovraccarico funzionale. E poi abbiamo un trauma diretto, quindi significa che subisco un colpo. Nel nostro sport e nello sport che stiamo indagando in questo frangente, questo tipo di trauma è quello leggermente periferico, gli altri due sono situazioni di tipo più centrale, quindi succede in maniera più frequente che questo tipo di accadimento possa inficiare le prestazioni dei nostri atleti, ecco. Quindi, partendo da qui, vi ricordo rapidamente, questa è una slide che c'è anche nell'altra presentazione, quali possono essere le casistiche, diciamo, più conclamate. Le dita, da trauma diretto, la spalla, per overuse, il core e il tronco, sia per overuse, ma sia per trauma in acuto, è quello che sono le tematiche di oggi, che vanno sia sotto il profilo tendineo, sia sotto il profilo articolare, e sono assoggettate in ambedue i casi sia da trauma, da overuse, sia da trauma da trauma acuto. Quindi su un episodio scatenante che purtroppo fa sì che ci siano delle problematiche sotto il profilo tendineo o sotto il profilo articolare. Diciamo che per quanto riguarda il ginocchio, il profilo tendineo è molto centrale sotto il discorso dell'overuse,
più che del trauma in acuto. Quindi difficilmente abbiamo un episodio unico scatenante che fa sì che tendini dell'articolazione del ginocchio vadano incontro ad infortunio. Più facile che su una situazione di overuse l'articolazione si infiammi e provochi problematiche. Purtroppo la caviglia è assoggettata sia a problemi di reiterati movimenti nel tempo che portano un'infiammazione e a una problematica, sia a un trauma di tipo acuto. Come vi dicevo, la spalla e il core li abbiamo trattati la passata settimana. Rapidamente ci preoccupiamo di quelle che possono essere le dita. Allora, il trauma alle dita purtroppo è un trauma, diciamo, difficilmente prevenibile, nel senso che non possiamo far granché. Di certo possiamo far del lavoro per quanto riguarda il discorso del potenziamento delle dita, ma purtroppo non abbiamo una grande sfera di influenza su questa articolazione. Purtroppo la pallonata classica sull'articolazione può provocare dei danni capsulari, può provocare dei danni articolari per quanto riguarda il discorso delle falangi, fondamentalmente, però purtroppo questo fa parte un po' del gioco, nel senso che è parte fondante di quello che è la problematica stessa. Si tende ad alto livello a cercare di rinforzare quelle che sono le dita con dei tape funzionali. Quindi cosa si fa? Si cerca di rendere più rigida l'impatto del pallone, cioè di rendere più solida fondamentalmente l'articolazione delle dita per far sì che il pallone venga leggermente attutito. In realtà poi, se poniamo in relazione alla velocità del pallone e alla velocità di impatto, questo tipo di trauma viene prevenuto fino a un certo punto. Cioè, possiamo farci fino a un certo punto. Purtroppo quella è parte fondamentale degli accadimenti. Se la classica insaccata di dito, purtroppo è una situazione che fa parte del gioco e dobbiamo accettarla come condizione di rischio. Di sicuro, poi il lavoro per quanto riguarda la parte, diciamo, terapeutica del problema riguarderà fondamentalmente il ghiaccio e il riposo, non c'è molto altro da fare. Vi so dire però che soprattutto con l'innalzamento delle prestazioni si sta presentando, in particolare nella divisione maschile, alcuni traumi che riguardano il sistema di tipo vascolare. Quindi ci sono studi attualmente, diciamo, abbastanza indagati in maniera interessante sul fatto che, essendo che i giocatori uomini di alto livello colpiscono talmente forte il pallone che si rompono i capillari. Quindi, nella fase di impatto si rischia, come sapete probabilmente, l'insorgenza di un coagulo. E quindi cosa significa? Che nel momento in cui impatto il pallone talmente forte, il trauma, seppur non implichi l'infrazione del derma, crei comunque un coagulo di sangue. E questa situazione è iniziata a diventare di indagine perché è una problematica che sussiste negli ultimi anni, data l'incremento della fisicità. Questo tipo di tape, in particolare alle dita, favorisce la prevenzione da questo punto di vista. Quindi può essere, se vogliamo, uno status preventivo del problema da questo punto di visione. Come si diceva l'altra settimana, immaginate l'overuse anche dal punto di vista del cronico, dell'impatto seriale del pallone, che prevede normalmente soltanto sotto il profilo della rotazione di spalla di circa 40.000 gesti per stagione. Normalmente la velocità di rotazione è stata calcolata intorno ai 70 km all'ora e la velocità di impatto della mano sul pallone avviene intorno ai 100 km orari o più.
negli uomini anche di più, fino ad arrivare anche a 140. Quindi è logico che a quel grado di impatto abbiamo la struttura, è logico che è assoggettata a uno stress. Quindi questa parte qui, però purtroppo, ripeto, immaginate anche che il pallone lanciato a quella velocità, se colpisce un dito, ha un certo tipo di incidenza. Non abbiamo grandi strumenti, non abbiamo grandi strumenti per poter prevenire questo tipo di insulto, però fa parte, ripeto, del gioco. Quindi questa categoria, che è proprio quella da trauma diretto, essendo uno sport di non contatto, quindi cosa succede? Non abbiamo impatti tra giocatori, sia della stessa squadra, sia da avversari, è l'unico trauma diretto a cui il corpo del pallavolista viene assoggettato. E purtroppo, come vi dicevo, abbiamo questa problematica e possiamo incidere in questa sfera. Riprendendo su quello che poi sarà il grosso della giornata, adesso ci iniziamo a focalizzare su quello che è il treno inferiore. E vi ricordo quelli che sono gli step della prevenzione che già la settimana passata ho illustrato. Quindi monitorare la qualità tecnica del nostro atleta e quali potrebbero essere i fattori di rischio dell'atleta stesso durante la fase dei gesti, monitorare i volumi, quindi questo fa parte anche del sistema allenante, quindi avere ben chiaro in testa quante volte il gesto viene reiterato nel tempo, a che frequenza di salto viene assoggettato il nostro atleta, quanti salti facciamo nella seduta singola e così via durante la settimana e così via durante il mese, quindi quanto stiamo forzando in cronico le varie articolazioni. Per fronteggiare questo, poi abbiamo dei sistemi che prevedono un rinforzo di tipo selettivo, quindi il rinforzo dei distretti che intervengono sulle varie articolazioni per stabilizzarle, quindi proporre una stabilizzazione di tipo attiva, una prevenzione di tipo attiva da parte dei muscoli, un rinforzo funzionale del distretto. Quindi cosa significa? Sia avere i muscoli che contornano l'articolazione che può essere assoggettata al trauma, non solo forti, ma anche assoggettati all'esigenza, quindi agli angoli di lavoro e alle velocità di contrazione aderenti a quello che è il modello di prestazione. E poi le sinergie di tipo muscolare, quindi tutte le catene cinetiche che intervengono all'interno della gestione per poter far sì che ok, perfetto. Ci sono dei problemi? Ah, ok. Claudio, le vedi adesso? Scusami, non ho visto il messaggio prima. Spero che tu abbia risolto il problema. Se gli altri ragazzi le vedono, probabilmente è un problema suo sul suo Google Meet. Se qualcuno non vede le slide, me lo dica che provo a riavviare la presentazione. Comunque, dicevamo, in ultima istanza abbiamo quella che è la gestione totale del nostro corpo per fronteggiare quello che è il possibile trauma. Quindi facciamo finta di dover, in questo caso, come il tema di giornata, intervenire sotto il punto di vista della prevenzione degli arti inferiori. Abbiamo di sicuro anche un'incidenza del core all'interno della problematica. Questo significa lavorare su catene cinetiche estese. Quindi, prima, selettivo, rinforzo i muscoli dell'articolazione. L'abbiamo visto anche nella passata settimana, trovare l'equilibrio tra quelli che sono i fattori che intervengono su quella stessa articolazione. È fondamentale. Anche oggi lo vedremo in particolare per quanto riguarda la casistica del ginocchio. In seconda istanza, lavorare su un discorso tipo funzionale. Quindi cosa significa? Una volta riscontrato il rinforzo e quindi una protezione di tipo attivo,
Dobbiamo portare quelle contrazioni più veloci, più aderenti al sistema di prestazione che dobbiamo affrontare, quindi al grado di insulto, al grado di sollecitazione che il nostro corpo verrà soggettato. Fatto quello, avremo un discorso di tipo cinetico totale, quindi quali sono le catene complessive che aiutano a far sì che tutto il corpo faccia gioco per prevenire l'eventuale infortunio. Quali sono i fattori che complessivamente permettono all'atleta di essere più sicuro, lasciatemi passare il termine, durante la sua prestazione. E quindi dobbiamo avere più o meno chiaro in testa quelli che sono alcuni step che saranno focali, adesso che vedremo, addentrandoci nel discorso degli arti inferiori. Abbiamo centralmente sicuramente un discorso di assetto neurale, quindi la stabilizzazione, la stimolazione di alcuni organuli che intervengono sotto il punto di vista della contrazione, del rilassamento e delle vibrazioni delle nostre articolazioni, quindi gli organi tendini del Golgi, fusi neuromuscolari e gli organi del bacino. Questi propriocettori cosa fanno? Incamerano dati e forniscono dei riscontri a quello che è il sistema nervoso centrale per far sì che i muscoli possano aiutare a lavorare in maniera sinergica, quindi contraendosi al grado di interesse e rilassandosi in certi casi, per fronteggiare quelle che sono le problematiche a cui il corpo viene, diciamo, sottoposto durante la fase di gioco. Abbiamo poi un discorso sempre globale per quello che riguarda sempre tutto l'arto inferiore. Quindi vedete che in prima istanza, quando parliamo di trenio inferiore, non differenziamo immediatamente tra ginocchio e caviglia, se vogliamo anche anca. Arriva tutto più o meno insieme, cioè c'è una sinergia. Perché? Perché logicamente la stimolazione è distale. Ed essendo distale, tutto il corpo viene assoggettato a una possibile problematica. Quando ricado da un salto, posso avere problematiche sulla catena distale, molto distale, quindi per quanto riguarda la tibiotarsica, oppure leggermente più prossimale, in funzione di quella, quindi sul ginocchio, in funzione di quello che è la forza di taglio a cui vengo assoggettato e lo stimolo che devo fronteggiare. Quindi abbiamo bisogno sia di una gestione dell'articolazione sotto il profilo neurale, quindi cosa significa? Arriva uno stimolo, abbiamo una serie di recettori che ci danno dei riscontri. Il riscontro ritorna al sistema nervoso centrale che in pochissimi istanti permette alle contrazioni muscolari di fronteggiare quella che potrebbe essere la situazione di pericolo. Quindi va a contrarre un muscolo piuttosto che un altro, va a decontrarre un muscolo piuttosto che un altro per fronteggiare quell'instabilità provocata dall'azione motoria che stiamo conducendo. Perché poi, di fatto, nel momento in cui noi facciamo un gesto motorio, assoggettiamo le nostre articolazioni a una perturbazione. Se questa perturbazione è di livello troppo alto, succede che purtroppo l'articolazione viene stressata in maniera molto importante e purtroppo in certi casi ci si infortuna. Ok? Però abbiamo quindi questa primissima azione, che è un'azione di intervento dei nostri recettori, che ci devono dare
dei consigli, tra virgolette, su quella che è la posizione dell'articolazione stessa, di quelle che è il grado di stimolo a cui viene assoggettata. Fronteggiata questo tipo di stimolo, quindi avendo già preso in considerazione e ovviamente adeguatamente allenata questa parte qui, che prenderemo ovviamente in analisi in maniera più specifica più avanti, parliamo di quella che è una stabilizzazione di tipo selettivo. E possiamo parlare di spirale di stabilizzazione muscolare per quanto riguarda l'arto inferiore. Che significa? Per stabilizzare un grado, diciamo una leva così lunga, quindi dall'anca fino alla caviglia, dobbiamo far intervenire molti distretti per far sì che tutto il sistema abbia un certo tipo di rigidità e possa assorbire le stimolazioni che purtroppo arrivano. E che cosa si deve fare quando si parla di spirale? Perché? Perché abbiamo una catena muscolare che passa esternamente al trocantere, medialmente al ginocchio e nuovamente esterno alla parte della tibiotarsica. Quindi questa croce, questa diciamo spirale, questa sequenza di muscoli che va dall'esterno, passa per l'interno e ritorna all'esterno, viene chiamata spirale di stabilizzazione dell'arto inferiore. Nel dettaglio parliamo di medio gluteo, che nella sua... Vabbè, adesso poi ve lo chiedo piuttosto qual è l'azione del medio gluteo, vasto mediale e tibiale. Questi sono i muscoli che intervengono selettivamente su quelli che sono la spirale di stabilizzazione dell'arto inferiore e aiutano come supporto le strutture passive. La differenza tra strutture passive e strutture attive, ce lo siamo già accennati la passata settimana, è quella che intercorre tra le strutture articolari che non hanno una capacità di contrazione, quindi hanno dei, diciamo, dei gradi a cui vengono assoggettate e non possono, oltrepassato certi gradi, intercorrere l'infortunio, quindi parliamo di tendini, legamenti, cartilagini, menischi. E poi abbiamo invece delle strutture di tipo attivo che sono i muscoli. In questo caso la stabilizzazione attiva del trene inferiore viene assoggettata a questa spirale. Chi è che mi dice qual è l'intervento preminente del medio gluteo? Funzionalmente, che cosa ci fa fare il medio gluteo? E poi cerchiamo di ragionare per capire per quale motivo può essere un intervento utile a stabilizzare le varie articolazioni. Qual è l'intervento del medio gluteo? Qualcuno lo sa? Preminente, eh? Perfetto, bravissimo. Abduce. Bravissimo, scusami. Abducendo cosa fa di fatto? Extraruota la testa dell'omero. Extraruotare la testa dell'omero cosa fa? Favorisce l'allineamento dell'articolazione del ginocchio a carico dell'anca. Quindi, adesso poi vi mostro un'immagine, capiremo meglio che uno dei primissimi fattori di rischio di infortunio per quanto riguarda il discorso dei traumi distorsivi al ginocchio è dato dal fatto che abbiamo un disallineamento tra anca e ginocchio stesso. Siamo fatti non a tubo, siamo leggermente posti verso l'esterno. Questo crea forza di taglio sulla parte mediale del ginocchio. Extraruotando verso l'esterno
il femore, portiamo più carico lateralmente. Questo favorisce, scarica la parte mediale. Altresì importante, e questo è abbastanza famoso come stabilizzatore, è il vasto mediale, che è probabilmente il più comune, più conosciuto come capo dei quattro capi del quadricipite a intervenire sulla stabilizzazione del ginocchio. E poi abbiamo il tibiale. Perché? Perché è l'unico che passa lateralmente e ha un intervento, diciamo, un minimo di forza effettiva su quella che è l'articolazione tibiotarsica, che se no, come vedremo più avanti, è un'articolazione fortemente cartilaginea, fortemente assoggettata ad avere tante parti passive. Quindi, recuperiamo un attimino tutte le varie somme. Abbiamo una primissima parte di assetto neuromuscolare, quindi dobbiamo stimolare i nostri recettori a dare delle informazioni sulle posizioni delle nostre articolazioni. Abbiamo un rinforzo di tipo selettivo che favorisca il carico, l'allineamento del carico, che prevede appunto una spirale di stabilizzazione muscolare che dominalmente è caratterizzata da tre muscoli principali e ovviamente altri sinergici che aiutano e correlano le stesse tipi di funzioni, quindi il medio gluteo, il vasto mediale e il tibiale. E poi abbiamo un discorso di assetti globali del corpo, quindi l'intervento poi centrale del core ad aiutare a compattare il sistema. Quindi, dopo che i recettori lavorano bene, ci danno un giusto grado della nostra posizione del corpo, dopo che i muscoli danno stabilità a un distretto che è molto lungo, una leva che è molto lunga, perché comunque il femore è l'osso più lungo del corpo, siamo assoggettati anche dal punto di vista strettamente anatomico a una biarticolarità. Ha una biarticolarità perché sia il quadricipite che i flessori che intervengono poi sulla tibia si inseriscono però sul bacino. Quindi cosa significa? Che c'è più distanza tra il punto di applicazione della forza e il punto in cui l'applicazione fa gestire il movimento distalmente, quindi la leva è più lunga. Quindi neuralmente dobbiamo sapere come è messa l'articolazione, muscolarmente dobbiamo essere forti e poi tutto il corpo deve cercare di aiutare a gestire quelle che sono le perturbazioni. Quindi interviene anche la parte centrale, laddove il core ha sicuramente un aspetto fondamentale nella prevenzione dei problemi agli arti inferiori. Quindi entriamo un attimo nel dettaglio su quelle che possono essere le caratteristiche della nostra articolazione femoro-tibiale, quindi del ginocchio. Abbiamo due gradi di libertà fortemente dominanti. In realtà il ginocchio è accreditato di 6 gradi di libertà. Questo sarebbe quello che anatomicamente diciamo che gli viene accreditato da 2 a 6 gradi di mobilità. Però due sono quelli che proprio sono super dominanti. Uno è evidente. Qual è il grado di libertà evidente del ginocchio? Qual è il movimento principale che fa fare il ginocchio? Coscia e gamba propriamente detta. Dai, qualcuno che me lo dice. Facile, dai, eh? Che cosa fa il ginocchio? Che cosa fa? Cosa permette l'articolazione del ginocchio tra coscia e gamba propriamente detta? Vai, qualcuno che se me lo scrive.
Primo grado fondamentale è quello di flesso estensione. No? Abbiamo la capacità di flettere e estendere l'articolazione. Perché? Perché quello ci permette di farlo. Ha un altro grado significativo che è un leggero shift laterale. Perché se l'articolazione fosse super rigida, ogni forza di taglio laterale, un leggero shift laterale, deve averlo. Perché? Perché se fosse un tubo, qualsiasi trazione laterale porterebbe a rottura. E allora è costruito, anatomicamente parlando, in maniera che il condili femorali poggino su un piatto tibiale, che normalmente ha, immaginiamolo visivamente, no, come una loggia, no? Cioè, quindi abbiamo i nostri condili femorali che si appoggiano sopra una loggia a sé stante, che però non avvolge completamente i condili, non li blocca. Gli permette dei gradi di mobilità. E questi gradi di mobilità sono quei gradi che sono permessi da che cosa? Da quelle che sono le strutture passive. Quindi cartilagini, menischi, che ci permettono di no, avere dei piccoli shift laterali e non andare a rottura immediata nel momento in cui c'è una forza di taglio laterale. A stabilizzare ulteriormente abbiamo quello che sono i legamenti, quindi una croce interna che è dettata dal legamento crociato anteriore al legamento crociato posteriore, e due bande laterali che sono i collaterali. Queste articolazioni sono, diciamo, queste strutture passive sono quelle che ci permettono di avere delle piccole deviazioni laterali. I gradi grandi di flesso estensione sono fatti perché? Perché su quel grado di libertà abbiamo una dominanza esplicita. Si vede chiaramente. Per far sì che l'articolazione abbia un buono stato di salute, dobbiamo avere equilibrio ed assetto corretto tra condili femorali e piatto tibiale. E questo perché? Perché se l'articolazione scarica la sua forza in maniera corretta, il movimento viene, come dire, avviene in via fluida per l'intervento di quelle che sono le strutture passive, per l'intervento anche di quelle che sono le borse che permettono una lubrificazione adeguata attraverso la sinovia della movimentazione. Se invece l'articolazione è deviata o medialmente o lateralmente, porterà al consumo di una parte cartilaginea e meniscale della nostra articolazione. È come se abbiamo una macchina che ha le ruote leggermente storte. Il battistrada si consuma più da quella parte lì. E questo ovviamente crea problematica. Perché avremo una parte dove di fatto non lavora perché non c'è contatto, abbiamo una parte in cui c'è un ipercontatto che creerà infiammazione, creerà dolenza, creerà frustrazione sotto il punto di vista articolare, e poi a un certo punto questo tipo di problematica deve sfociare in uno stato di ipofunzionalità. Ricordatevi sempre che quindi il nostro primo compito è quello di assettare in maniera corretta la muscolatura per far sì che le componenti possano far sì che i nostri tiranti, perché vi ricordo, se non avete visto l'immagine, questa è tanto anche la presentazione dell'altra settimana, questa, rapidamente, noi siamo delle marionette, possiamo soltanto muoverci per trazione, e dall'intervento delle trazioni dobbiamo trovare stabilità. Non abbiamo possibilità di inserire puntelli, abbiamo solo possibilità di tirare. E noi, attraverso la tensengrità, che abbiamo visto la passata settimana, è una delle capacità del nostro corpo, troviamo stabilizzazione trazionando, tirando. Quindi i tiranti devono essere messi in condizione di equilibrare la forza, di equilibrare l'articolazione, per far sì che non succeda che il battistrada si consumi solo da una parte o solo dall'altra.
abbiamo anche già in questo frangente dei problemi, perché già soltanto sotto il profilo della nomenclatura lo capiamo: quadricipite, 4 capi articolari, bicipite, 2 capi articolari. Abbiamo già una dominanza in estensione. Quindi i cavi che estendono sono più forti numericamente di quelli che flettono. Dobbiamo già trovare un grado di assetto buono, regolare, in funzione che questo tipo di stabilizzazione sia più equilibrata possibile. Perché? Perché se non c'è equilibrio nelle trazioni, l'articolazione finisce fuori loggia. Finendo fuori loggia, può darsi che ci sarà un lato che non lavora, tra virgolette, e un lato che iperlavora. Zona ipercinetica è una zona ipocinetica. L'ho già detto nella passata settimana, quando vedrete, se non l'avete già vista la lezione, saprete più ancora nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Quindi equilibrio diventa la parola d'ordine. Equilibrare le forze, equilibrare quelle tensioni muscolari che permettano un assetto corretto. Che siamo di fronte a una leva svantaggiosa, ne abbiamo già parlato, per l'origine e inserzione di quello che è il... sono tutti i muscoli che intervengono dal bacino fino all'inserimento distale sulla tibia, fondamentalmente, oppure sui tendini che andranno poi a inserirsi sulla patella e a discesa arriveranno sulla parte tibiale anteriore. E poi, discorso a parte, che per adesso ci lasciamo lì, abbiamo la possibilità di avere delle infiammazioni tendinee al quadricipite o al tendine quadricipitale o quello rotuleo. Però quello è un discorso che viaggia leggermente separatamente. Nel senso che quello è un trauma discriminato di overuse e si tratta in maniera leggermente differente. Sotto il profilo, cioè, quando parliamo di articolazione del treno inferiore, dobbiamo dividere, diciamo, due grandi categorie. La categoria del trauma distorsivo, quindi l'articolazione va fuori dai suoi gradi di libertà, oppure il trauma di tipo tendineo. Il tendine che trasduce la forza si infiamma, si rescinde e via dicendo. E vengono trattate le due casistiche in via differenziale. Una è una casistica discriminatamente infiammatoria, una può essere appunto una casistica di tipo traumatica. Quindi una da overuse cronico, una anche, in particolare sotto i traumi distorsivi, sotto il punto di vista acuto. Un episodio mi provoca il problema. L'entità del problema crea l'entità dell'infortunio. Quindi cosa significa? Se parliamo di distorsione, cioè distorsione al ginocchio fino a rescissione dei vari legamenti, o anche alla rottura dei piatti tibiali, è assolutamente dipendente dalla forza di taglio a cui viene assoggettato il ginocchio stesso. Quindi a che forza ruoto? Il ginocchio, normalmente sappiate che in linea generale, ed è anche per questo che il rinforzo per quanto riguarda la spirale passa medialmente, quindi sul vasto mediale, quando si infortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, a meno che non si parli di trauma diretto, quindi prendo un calcio, si infortuna in valgo mediale. Quindi flette per dentro. Flette per dentro e ruota o shifta. A seconda di quello che è il grado di intervento della forza di taglio, le componenti che lo caratterizzano, quel determinato trauma, e dalla forza del trauma stesso, succede che purtroppo si va dalla semplice distorsione capsulare, quindi la torsione ruota su un grado di libertà assente, oppure porta al fondo corsa di un grado di possibile dell'articolazione stessa,
non lo oltrepassa. Se oltrepassa, purtroppo le strutture passive saltano, quindi saltano i crociati anteriori, saltano in certi casi anche i collaterali mediali, e in funzione anche della forza del trauma si rompe anche il piatto tibiale, quindi la loggia dove viene appoggiata, con tutto in mezzo, menischi e via dicendo. Ovviamente più sono le strutture passive chiamate in causa, più la distorsione sarà stata importante. Però di fatto la progressione da cui si parte è sempre la stessa sotto il profilo preventivo. E abbiamo invece poi un discorso di dover caratterizzare quella che è la tibiotarsica. Intanto, la tibiotarsica ha soltanto un grado di libertà, cioè formalmente è un'articolazione che permette soltanto flessione ed estensione plantare. Quello. Però noi sappiamo anche che, seppur anatomicamente la caviglia fa solo questo, però un minimo di movimenti laterali li accetta. E come mai? Perché li accetta? Perché è un distretto estremamente complesso. Ed è uno dei distretti più complessi del corpo, che però ci permette, attraverso questa sequenza di pezzettini, di avere certi gradi di mobilità anche su altri gradi, accetta dei microtraumi laterali. E questo cosa provoca? Cosa provoca? Cosa permette? Una maggiore motilità, quindi si muove di più, però allo stesso tempo potenzialmente è più instabile. Quindi se mi muovo lateralmente, allora posso essere sì e più mobile, però potenzialmente sono anche più instabile. Vediamo un po', quante ossa ci sono in un piede? Vai, mettiamo un po' di numeri per vedere. Quanto ossa ha un piede? Una caviglia? Normalmente però, vabbè, il piede penso che sia complessivo il numero totale. In che ordine di numero siamo, secondo voi? Quanti pezzi ci sono del puzzle lì? Quanti ossa ci sono che si intersecano tutti lì insieme? Qui c'è qualcuno che arriva ancora. Quarantina sono tanti, Dario. Sono tanti. 30, circa 30, un pochino meno. Vabbè, comunque siamo su quell'ordine di grandezza lì. Sono 26. 26 pezzi. 26 pezzi che tra loro sono stabilizzati da legamenti, situazioni di tipo cartilaginio, che gli permettono, no, delle piccole movimentazioni. E arriva in prima posizione su tutto il corpo dopo il polso. Il polso ne ha 21, 21 ossicina. Invece all'interno di quello ne abbiamo 26. Queste gradi articolari di movimentazione sono, ci permettono di avere una leggera capacità di mobilità laterale, oltre al grado dichiarato flesso-estensione. Come al solito, e come abbiamo già visto sotto il profilo analizzando il ginocchio, trauma distorsivo viaggia su alcuni tipi di situazione, invece il trauma tendineo ha un altro tipo di decorso che affrontiamo poi in separata sede. Allora, guardate un po' questo video rapidissimo che ho selezionato. Guardate questo giocatore qui. Guardate come ricade. Reiteratamente, eh? Piede sinistro, unico appoggio.
Non è, io ho preso lui a caso perché me lo ricordavo bene come tipo di tecnica. Piede sinistro. Qui parliamo di un atleta alto 2 metri e 1, mi sembra, comunque più intorno ai 2 metri, oltre 100 kg, che colpisce il pallone e accreditato, diciamo, di una quota di salto sopra i 3,80, 3,80 m. In gara è un atleta che è ovviamente chiamato in causa in maniera estremamente importante. E vedete che da tutti i rallenti potete vedere come ricada costantemente su un unico arto, sull'arto sinistro, con grande continuità. Vediamo un po' se mi ero segnato ancora un punto da mostrarvi. Guardate quando attacca dalla seconda linea. Immaginate la forza di ingresso di questo tipo di rincorsa e di atterraggio. Quindi, quando parlo di tecnica e monitoraggio dei fattori di rischio, è questo. È questo. È logico che un atleta finito, lui, vabbè, tra l'altro, in questo momento possiamo dire che se non è il giocatore più forte nel suo ruolo a livello mondiale, è uno dei. Non è che posso andare a intervenire in maniera importante sulla tecnica, però devo essere consapevole che il rischio di impatto su quel tipo di trauma è assolutamente importante. E come posso far sì che, come posso abbassare il rischio? Si abbassa il rischio in maniera, diciamo, sia di intervento preventivo, quindi lavorando sulle cose che stiamo guardando, sia poi in particolare, lo vediamo dopo, su quello che è il monitoraggio del volume. Quindi valutare quelli che sono i fattori di rischio dati dalla reiterata azione e soprattutto del grado di rapporto tra lavoro e riposo. Ora, lasciamo stare il dettaglio importante, però immaginate questo giocatore del peso superiore ai 100 kg che casca da oltre 3,50 m per tante volte, immaginate che tipo di impatto ha a terra sulla sua gamba sinistra. Non essere in grado di gestire quel disequilibrio significa che nel momento in cui la forza di taglio su quelle articolazioni è troppo forte, la possibilità di farsi male è elevatissima. Elevatissima. Perché? Perché se la forza di taglio è talmente dura da portare il peso sui gradi articolari finali delle articolazioni coinvolte, lì la situazione è. Va incontro a punto di rottura, va incontro prima a un trauma distorsivo, poi potenzialmente a un punto di rottura. Professore, Sì. mi scusi, buongiorno. No, sì, appunto, sempre collegato. Volevo chiederle, per quello che riguarda quello che ha detto prima sul ginocchio, ha parlato dei 2 gradi, appunto, di libertà insomma, del ginocchio, quindi femoro-tibiale, poi l'equilibrio delle forze, e poi mi ero perso, mi son, cioè perso. E se può ripetere solo le altre due, se può rimettere solo la slide, Sì, te la rimetto subito. Te la rimetto immediatamente. tempo, diciamo, Sì, vai tranquillo. ok, Eccola qui. Leva che parlava appunto svantaggiosa. sì. E poi abbiamo, a parte, l'infiammazione di tipo tendineo. Ok, che sarebbe tutta la È un conseguenza. altro discorso, ne parliamo più avanti. Ah, ok. Qui, queste qua sono i primi 3 punti. Intervengono in maniera dominante sul trauma distorsivo. Gli ultimi 2 punti, in maniera leggermente più, diciamo, periferica, anche sul trauma infiammatorio per quanto riguarda il discorso dell'infiammazione te tendinea. E poi l'infiammazione tendinea è un problema di overuse che va gestito in maniera totalmente differenziale, ma ne parliamo dopo. Va bene, Ok? la ringrazio. Di niente, di niente.
Quindi, tornando sopra il punto di vista, lasciamo stare il soggetto, lasciamo stare, guardiamo il gesto a secco. Quel gesto lì è un gesto che potenzialmente può far sì che incorra infortunio. E come facciamo a prevenirlo? Beh, intanto, come si è detto, monitorando i volumi. E poi, come parlavamo, conoscendo il problema. Queste sono immagini, sia di destra che di sinistra, di studi pubblicati, quindi tutta roba scientificamente provata, sotto il punto di vista dello screening. Ora va bene, non si vede benissimo, ma guardate piuttosto lo schema rispetto alle immagini della parte di sinistra. Vedete come la fase di ricaduta da un salto, questo è un drop test, si chiama drop test, nel senso che, molto semplicemente, vedete che lì dietro c'è, dove ho il puntatore adesso, c'è un piccolo rialzo. Il test prevede far salire l'atleta e farlo ricadere. Vedete come le ginocchia in fase d'atterraggio tendano a chiudersi per dentro. Chiudendosi per dentro, abbiamo detto che il grosso delle problematiche articolari a carico del ginocchio sono in valgo mediale. Quindi cosa significa? È un fattore di rischio. È un fattore di rischio. L'articolazione in quel frangente lavora malamente. Dobbiamo intervenire. Dobbiamo riassettare le forze. Dobbiamo riassettare le forze. Dobbiamo lavorare su quelli che sono i fili della marionetta per far sì che quel ginocchio passi da deviare medialmente a stare in assetto più, diciamo, preciso possibile. E questo è un altro test a livello funzionale, molto simile, lavorato però in via monopodalica. Guardate cosa succede. Questo è un assetto corretto, questo è un assetto problematico, dove tutto il corpo devia medialmente, quindi qui l'articolazione viene assoggettata a una forza mediale che potenzialmente porta a un possibile trauma. Guardate anche cosa deve fare il treno superiore per far sì che ci sia compenso. Cosa significa? Che il soggetto non caschi. Se mi sposto tutto medialmente su quella che è l'articolazione, per non cadere, cosa succede? Vado a compensare muovendo il tronco dall'altra parte. Altro fattore di rischio. Quindi cosa significa? Quando vi parlo di monitorare la tecnica e vedere che cosa significa dover cercare di gestire il problema, è questo. Sapere che un atleta di alto livello, se ce ne hai uno, ha un atteggiamento, casca sempre sulla stessa gamba. Quella cosa lì non gliela toglierò, nessuno riesce a toglierla. Però in quel fattore di rischio devo abbassare il più possibile la problematica, quindi guardando bene quante volte lo fa, quanto stanco è, cercando di abbassare il più possibile, oltre al rinforzo attivo, cercando di abbassare il più possibile il reiterarsi di un gesto sbagliato, perché quello è un gesto tecnicamente sbagliato. Tu dovresti cascare su due piedi. Però che facciamo? Non lo facciamo giocare perché è un gesto sbagliato? No, lo dobbiamo gestire. Invece, se ci sono dei fattori di rischio clamorosamente importanti, come quelli che abbiamo visto nella seconda slide, dove la deviazione del ginocchio è molto importante, lì dobbiamo intervenire in maniera massiva. Dobbiamo lavorare in maniera massiva per far sì che il ginocchio venga stabilizzato dalle strutture attive.
Quindi la spirale, medio gluteo, vasto mediale e tibiale. Però proseguiamo con ordine. Questo è quello che può essere definito un fattore di rischio. Dobbiamo essere coscienti che ce ne sono altri, ne vediamo poi più avanti. Però la cosa che vi deve rimanere è che se il ginocchio carica medialmente, è possibile andare incontro al punto di rottura. Questo può essere una grave problematica. Qui possiamo alzare drasticamente il rischio di infortunio. E qua passiamo a quelli che sono i nostri tipi di interventi. Dobbiamo, vedete che in questo momento non abbiamo diviso in maniera clamorosa i due aspetti. Stiamo trattando il treno inferiore in maniera, diciamo, globale, integrata. Perché? Perché ci sono dei punti che si sovrappongono e dei punti in cui poi logicamente gli interventi saranno da separare. Quindi per prevenire l'infortunio al ginocchio abbiamo delle cose che vanno bene anche per la caviglia, detto in parole povere. Poi avremo degli interventi specifici per i due distretti e come vedremo poi avremo poi bisogno di una parte globale in cui il sistema deve ammortizzare tutto il problema in maniera complessa e integrata. Quindi sia ginocchio che caviglia devono lavorare insieme per far sì che ci sia salvaguardia della salute. E quali sono questi punti? Abbiamo quello che abbiamo visto come l'assetto e la programmazione neurale. Quindi che cosa succede? Dobbiamo lavorare su quelle che è la stabilizzazione sotto il profilo di quelli che sono i recettori che ci danno risposta sulla posizione dell'articolazione nello spazio. Ci danno risposta. Ci segnalano quelli che sono le posizioni. Abbiamo detto, riscontra delle variazioni, manda lo stimolo al cervello, il cervello organizza le risposte muscolari, ovviamente in frazioni di secondo. Qui siamo sempre poi, ritorniamo sempre poi sul discorso subcorticale e corticale. Qui più siamo bravi a gestire neuralmente in maniera periferica la risposta, più siamo capaci a gestire il disequilibrio e quindi a prevenire l'infortunio. Banalmente, per capirci, sono i lavori sulla tavoletta propriocettiva o sulla superficie instabile. Prendiamola così per adesso. Poi cerchiamo di entrarci nel dettaglio e capire metodologicamente quali sono le discrepanze e quando utilizzarle soprattutto. Poi andiamo su un rinforzo selettivo che riguarderà in maniera discriminata l'articolazione tibio-tarsica, un discorso selettivo che riguarderà in maniera discriminata la femoro-tibiale, quindi i muscoli che stabilizzano la caviglia devono essere rinforzati selettivamente, i muscoli del ginocchio vanno rinforzati selettivamente, e poi abbiamo un rinforzo di tipo funzionale. Perché? Perché quando ricasco dal salto, non è che è solo la caviglia o solo il ginocchio che mi aiuta, è tutto. Devono lavorare in maniera sincrona, devono stabilizzare in maniera sincrona, devono far fronte all'insulto, seppur metodologicamente anche, se vogliamo, inerente all'attività fisica, in maniera sincrona, devono lavorare insieme. Quando il giocatore che abbiamo visto nel video casca, non è che o è solo il ginocchio o è solo la caviglia che ammortizza la caduta, insieme. E alla stessa maniera, le catene crociate, quindi la parte addominale, deve lavorare in maniera sincrona, insieme, per far sì che ricasco dal salto, casco in maniera disorganizzata, fuori equilibrio, cosa succede? Ho articolazione
della caviglia che mi aiuta, ginocchio che mi aiuta, centro che mi aiuta, la forza di impatto che arriva al pavimento viene dissipata lungo tutta la colonna, a partire dalla caviglia, ginocchio, anca, centro. La perturbazione arriva in via centrale più, diciamo, ammortizzata, più ammorbidita. Non arriva in maniera così traumatica da portare poi al punto di rottura, che è quello che ci interessa fondamentalmente. Quindi, assetto neurale comune, rinforzo selettivo delle due componenti separato, e poi si riparte. Funzionalmente si lavora sul treno inferiore tutto insieme, e poi globalmente in catena tutto insieme, perché tutto quanto deve andare a parare lì. Il problema lo risolvo se organizzo tutto il distretto. E qui partiamo da quello che possono essere alcuni esempi di rinforzi selettivo. Questo è un caso reale nostro, dico nostro perché è qui con noi anche l'allenatore, il preparatore di questa ragazzina che io supervisiono. È una ragazzina, vi do il quadro generale, la ragazzina è una ragazzina decisamente talentuosa del 2006, dico bene, se Michele se ho sbagliato me lo dici tu, 2006, e ormai un paio di anni fa ha avuto un trauma distorsivo importante dove si è quasi purtroppo rescisso il legamento crociato anteriore. Stiamo lavorando per quelle che sono le stabilizzazioni del ginocchio in via, diciamo, attiva, per far sì che la ragazzina possa spostare più avanti, più in là possibile, se sarà necessario, l'intervento cruento, quindi l'intervento chirurgico. Lo facciamo per diversi motivi, ovviamente perché siamo... e la richiesta e l'esigenza da parte dell'ortopedico che la sta seguendo, e soprattutto perché interrompere in questo frangente il percorso di crescita tecnica e far perdere di fatto un anno, perché quando si va a lavorare in via cruenta, purtroppo quelle sono le tempistiche per rientrare in via, diciamo, percentile al 100% della propria attività, dobbiamo cercare di far sì che la situazione venga posticipata il più possibile, no? Procrastinata il più possibile. E questo è un caso reale, è un caso che purtroppo, tra l'altro, la ragazzina ha avuto un trauma da rientro in questo inizio stagione, perché purtroppo la sequenza di fatti è stata anche problematica sotto il profilo della programmazione. Quindi vi faccio il quadro generale per farvi capire che le situazioni in causa sono molte. Cioè, la ragazzina era in vacanza con la famiglia e non per la problematica contingente sotto il profilo sociosanitario sono state posticipate gli inizi delle attività, in particolare dei settori giovanili e dei settori regionali, quindi non si allenava tecnicamente. È successo che, una cosa bella, la nazionale italiana l'ha convocata per un collegiale, però abbiamo dovuto accelerare drasticamente il percorso di preparazione a questo evento, anche in funzione di quello che è la sua problematica di ginocchio. Fortunosamente al collegiale è andato tutto bene, purtroppo nelle settimane successive, al di fuori di quello che era la problematica dell'allenamento stesso, mentre andava a scuola, la bimba ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio e abbiamo dovuto fronteggiarlo. Ora, se c'è correlazione o non c'è correlazione, nessuno può sapere. Però questo è quello, questo è quanto. C'è stata la problematica, è insorto il problema. Bisogna farne fronte e bisogna lavorarci. Questo è il quadro, diciamo, clinico della situazione. E qui vi mostro alcuni lavoretti di attivazione. Questo qui non si vede diciamo, il viso, ma la bimba è a occhi chiusi, dove cerca di trovare assetto fondamentale su quella che è, diciamo, la supinazione fondamentalmente del piede.
Stabilizzazione, molto ben condotta tra l'altro, come potete vedere in questo video, su quella che è la deviazione laterale sulla caviglia, e altresì, in questo caso, il compito è quello di far, sempre su una fase di attivazione, carico sul margine laterale del piede d'extrarotazione del ginocchio. Tutte queste tre, diciamo, parti, queste tre esercitazioni, e ce ne possono essere altre mille, questi sono solo degli esempi, finalizzati a quello che è il primo punto, no? Il primo punto è quella della riprogrammazione di tipo neurale. Qui non era, diciamo, immediatamente dopo la fase dell'infortunio, ma già nella fase, diciamo, dove la parte terapeutica era terminata, quindi ci è stata riconsegnata a noi tecnici del movimento dopo aver fatto un iter terapeutico. E adesso ho qualche domanda per voi e vediamo un po' di capire quello che ci sta dietro. Vedete che in questa esercitazione la bimba è con la scarpa. Secondo voi, perché ha la scarpa e non è scalza? Se c'è un perché, o se è una scelta del tutto arbitraria, o qual è il vostro parere? Secondo voi, quale secondo voi potrebbe essere la soluzione migliore? Perché poi alla fine è quello che dobbiamo fare, no? Trovare le soluzioni migliori. Perché secondo voi io e il suo tecnico abbiamo scelto di mantenergli la scarpa? Vai, vediamo un po' se qualcuno... Perché giocherà con la scarpa, corretto. Corretto. E l'avessi lasciata scalza, quando è che si mette scalza? Ecco, se vuoi aprire anche... Esatto. Bisogna... Adesso entriamo poi nel dettaglio di questa cosa. Ma il caso contrario, quando è che la metto scalza eventualmente? Perché poi è questo che capita, poi bisogna anche no andare nel pratico. Cioè, non è un errore metterla scalza, è una scelta. Marta, Nicolas, che avete risposto, se volete anche aprirvi il microfono, parlate. Non è obbligatorio scrivere. Perché secondo voi scarpa sì, a livello, diciamo, di rientro alla riatletizzazione, oppure scarpa no? Ma se stiamo parlando sempre di una giocatrice di pallavolo, quindi un atleta che svolge la sua performance con le scarpe, non sarebbe la prima scelta che farei, perché appunto se uno si abitua a percepire determinate sensazioni, quindi il contatto col suolo praticamente senza scarpe, poi deve effettuare una performance con le scarpe, le risposte del corpo poi saranno diverse. Corretto. E in quale caso la metteresti scalza, se c'è un caso? Non la metteresti mai scalza tu? Forse se dovessimo aumentare la sensibilità della pianta del piede. Brava. E per quale ragione dovremmo farla? Poi tu me l'hai detto te, poi va a giocare con le scarpe. Perché dovremmo, magari in certi casi... Magari dopo un trauma è dovuta stare ferma molto tempo e quindi ha perso la sensibilità delle articolazioni e la sensibilità dei muscoli. Esatto. Il punto è proprio quello. Allora, io aggiungo soltanto due piccolissimi aspetti che la vostra compagna ha centrato in maniera molto puntuale e precisa. Uno, se c'è un trauma, i recettori sbarellano, cioè non hanno più la capacità di
Immaginate purtroppo che quello che succede è che i vari recettori che intervengono su quell'articolazione impazziscano, vengano starati totalmente. Allora cosa devo fare? Devo cercare di risensibilizzarli. La via per risensibilizzarli, quindi in fase precoce post-trauma, è quella di riportare a corpo libero. Però, appena posso, dovrò intervenire sotto il profilo funzionale, perché? Perché già soltanto la soletta alza il centro di rotazione dell'articolazione. Alzando il centro dell'articolazione, io e sarà poi lì che devo performare. Quindi i miei recettori, una volta recuperata quella problematica, cosa fa? Hanno bisogno di, diciamo, una volta che hanno rimparato a riconoscere la posizione dell'articolazione nello spazio, dovrò riportarla però a quello che poi è lo stimolo effettivo, e lo stimolo è con le scarpe. Ok? Questo è il motivo. Vi faccio un esempio per farvi rendere conto di che cosa succede ai recettori. Facciamo un esempio molto, diciamo, distante, ma che può darvi l'idea. Il classico colpo di frusta. Quando sono in macchina, quindi sto guidando, una macchina mi tampona, io vado per avanti, i miei recettori percepiscono questa accelerazione, strana, cosa fanno? Si contraggono e io mi blocco, colpo di frusta. Cosa devo fare? Devo mettere il collare perché così mi si rilassa la muscolatura e via dicendo. Faccio la mia fase di riposo, però il collo non è ancora perfetto. Poniamo il caso che stai guidando e fuori è buio, quindi ci sono i lampioni accesi. Tu sei nella posizione, stai guidando, il buio è un fattore e poi arriva il trauma. Altro fattore, poniamo che piova. Quindi, oltre a guidare, lampioni accesi, piove anche. I tuoi recettori registrano tutto. Se sei a casa, davanti al tuo computer, con le mani poste per avanti sulla tua tastiera, e sei magari alla finestra e c'è il lampione acceso, e magari piove, quindi hai un certo tipo di luce, un certo tipo di rifrazione delle gocce, no? Prova un po' a immaginare cosa fanno i tuoi recettori. Si ricordano di quello che è successo e aumentano la tensione perché si aspettano l'impatto. Loro recepiscono quello che è il sistema starato e portano contrazione, portano il irrigidimento cervicale. Perché? Perché loro stanno aspettando che arrivi il tamponamento. Il recettore è starato. Come faccio a sistemarlo? Gli insegno che lì non c'è pericolo e che deve stare rilassato. Come si fa? Con tutte quelle che sono le terapie e via dicendo, per cercare di ripristinare quella capacità del sistema di equilibrare. Quindi i recettori devono essere resettati. Resettati significa che proprio da zero ricomincio. Nel mio caso mi scaviglio, tecnicamente definito. Cosa faccio? Ricomincio a piede nudo. Perché? Perché deve riconoscere la posizione nello spazio il più velocemente possibile. Appena la stabilità è buona, e come faccio a riconoscerlo? Lo vedo, non c'è grossa deviazione. E vi ricordo una cosa importante: quando sei su una superficie instabile, non conta quanto si muove il piede o il ginocchio, cioè, ovviamente il ginocchio non dovrebbe andare oltre certi gradi. Però quanto si muove in particolare la caviglia? Conta l'allineamento delle anche. Cioè, le anche devono rimanere più possibile parallele al terreno, perché vuol dire che le risposte distali sono corrette e fanno sì che fronteggi al meglio quel tipo di instabilità. Quindi, scalzo per la riprogrammazione, scarpa per la prestazione. Perché? Perché il braccio di leva, il centro di rotazione di massa della caviglia stessa è diverso.
perché la sensibilità del piede, come giustamente diceva la vostra collega, cambia. È in quel grado che io devo essere capace a gestire la problematica con la scarpa. Quindi, riprogrammato questo tipo di sistema, non importa se parliamo di ginocchio o di caviglia, dobbiamo farlo per tutti e due i casi. E quindi che si fa? Si va a richiesta di stimoli crescenti. Voi sapete che gli stimoli vengono calcolati per frequenza di apparizione, no? Quindi per hertz. Che cos'è un hertz? È la divisione dei secondi. Quindi cosa significa? Quanti stimoli al secondo, quante deviazioni al secondo la mia caviglia riesce, la mia caviglia, il mio arto inferiore riesce a gestire. Più è alto, più sono bravo. E cosa succede? Se ho una deviazione, diciamo, latero-laterale, come vi ho mostrato in questo video, quindi soltanto su due asset, avremo un certo tipo di frequenza più alta e una variabilità più bassa. O vado a destra o vado a sinistra, però quella situazione è più veloce normalmente come frequenza. Se invece andiamo su condizioni diagonali o su altri tipi di sistemi che sono più variegati, la frequenza si abbassa e la variabilità si alza. Cos'è meglio? Tutti e due. Sono cose diverse, sono stimoli diversi. Ricordatevi, questo tipo di esercitazione, se prima era allenante, se prima era allenante, adesso non lo è più. Vedete che la frequenza è bassa, perché vedete come si muove lentamente? Perché il suo cervello, i suoi recettori hanno imparato a gestirla. Frequenza bassa, io cosa devo fare? Aumentare la difficoltà. E ovviamente aumentato la difficoltà, come si fa? Cercando di porre dei vincoli, cercando di porre delle variabili, cercando di porre altre perturbazioni. Svariate possibilità, dal semplice al complesso. Ultimo aspetto fondamentale per quanto riguarda questa programmazione, riprogrammazione neurale, diventerà fondamentale a incasellarlo nel momento giusto dell'allenamento. Ricordatevi sempre che non è proprio per come nasce, che cosa fa quella cosa lì? I recettori registrano, mandano al sistema nervoso centrale che dà delle risposte sui muscoli che intervengono. È un processo che energeticamente costa molto. Energeticamente non in termini di consumo, ma in termini neurali. Questo che cosa significa? Ci sono dei riscontri in letteratura molto precisi che prevedono che se tu fai un'azione reiterata, diciamo quindi in cronico, di stimolazione propriocettiva prima di una fase prestativa, prima di una fase di salto, succede che salti di meno, perché la conduzione nervosa ne ho già sprecata, l'energia ne ho già sprecata un po'. Ok? Quindi prevenzione, step, piede libero per riprogrammare, per quello che ci siamo detti, scarpa per essere più vicini alla prestazione, aumento sotto il punto di vista delle difficoltà in funzione di quello che vedo, ultima istanza, gestisco quella situazione quando, all'interno dell'allenamento, lontano dalle fasi di prestazione importante. Quindi non vado a farlo prima della partita, per intendersi, non vado a farlo prima di un allenamento di salto che mi interessa qualitativamente al massimo. Questo significa iniziare a gestire in maniera metodica un problema, anche a livello preventivo, anche se il problema non ce l'ho avuto, anche se l'infortunio non c'è stato. Questa cosa si fa prima. Andiamo avanti. E qui abbiamo altri esempi invece di rinforzo selettivo. Come avete visto prima, c'è un rinforzo selettivo che caratterizza soltanto la tibiotarsica.
Ci siamo detti che è un'articolazione che ha un solo grado di libertà, molto cartilaginea, molti pezzi, pochi muscoli. E quindi dovremmo lavorare in maniera forte e importante su quelle che sono le deviazioni, no? Intra, extra, cercando di far lavorare i tibiali anteriori in maniera più importante per stabilizzare il più possibile il problema. Rinforzo selettivo della tibiotarsica. Andiamo poi su un rinforzo selettivo per quanto riguarda la femoro-rotulea, quindi il ginocchio, e si lavora fondamentalmente sui gradi di estensione. Dopo che riusciamo a lavorare in maniera sufficientemente importante, quindi abbiamo già recuperato fuori da ogni soglia di dolore la capacità di estensione, andiamo a lavorare su quello che è quello che ci siamo detti, no? La spirale di stabilizzazione del ginocchio. La spirale di stabilizzazione del ginocchio prevede appunto una fase di lavoro selettivo su quelli che sono i muscoli incriminati, quindi vasto mediale, quello che abbiamo visto, e poi forse qui, però volevo mettervi un altro video che vado a recuperarmi rapidamente. Anche qui abbiamo una fase di rinforzo selettivo, qui un po' più, diciamo, già su un riscontro di tipo funzionale, quindi una pressa monopodalica. Il compito qui è far pressione sul margine esterno del piede, mantenere l'allineamento perfetto del ginocchio sui gradi di flessione. Però volevo mostrarvi anche dei lavori sul medio gluteo che vi Professore, sì? mi scusi, no, volevo chiederle, ma ricordo l'anno degli anni passati, perché sono un pochino fuori corso, ribadisco. Sì. C'era il professor Vivaldi, se ricordo che aveva detto, me la ricordo proprio perfettamente, è stato, che diceva che i lavori fatti per cioè in realtà il lavoro fatto al macchinario della Leg Station, quello che ha fatto vedere. E dice che in realtà, cioè diceva che in realtà fa male al ginocchio. Fa male. Dipende quando lo fai. Gli stacchi fanno male, i salti fanno male, l'attività fisica fa male. No, ma lui proprio si era focalizzato proprio sulla leg station, proprio, mi La leg ricordo. extension fa male? Dipende quanto la fai e come la fai. Ah, ok, vabbè, sì. Sempre. Ovviamente c'è sempre. Cioè, comunque Ragazzi, c'è. l'assoluto non esiste. Se voi volete avere delle risposte di tipo assoluto, non dovete allenare. Vabbè, cioè, sono, sì, giù, effettivamente comunque c'è sempre un. Perché allora a quel punto lì, giustamente uno può dire. Però allora la tavoletta propriocettiva non la fai con la scarpa. Sì, dipende quando la faccio con la scarpa. No? Il Certo. rinforzo selettivo purtroppo ho pochi gradi di possibilità di fare rinforzo selettivo. Il vasto mediale interviene unicamente sugli ultimi gradi di inserzione, cioè quindi negli ultimi gradi di estensione, e come lo alleno? C'è sempre un costo-beneficio dell'operazione. Logico che se devo scegliere sotto un punto di vista fitness, tra virgolette, quindi soltanto sotto un profilo di tipo estetico, se vogliamo, lo sviluppo di una muscolatura, faccio scelte diverse. Però qui di contro ho la problematica di un trauma che può interrompere una stagione, perché la rottura di un crociato può interrompere una stagione di una carriera, e allora è logico che devo affrontare anche alcune problematiche e dover gestire alcune problematiche su alcuni aspetti che possono potenzialmente essere problematici. I pesi sono problematici, però Sì, bisogna perché cercare di gestire. comunque danno più un sovraccarico sulle articolazioni non indifferente. Certo, però se l'alternativa è il sovraccarico e il riposo, è logico che è una cosa che cerco di evitare, ma se l'alternativa è sovraccarico o rottura di un crociato, tu cosa Vabbè, scegli? cioè, Sì.
Certo, poi è un'altra situazione. In base alla, lei quello che dice, in base alla situazione bisogna scegliere il Sempre. giusto. Se non vuoi scegliere, è meglio che non alleni. Certo, che comunque è una cosa. In realtà noi studenti magari la diamo per scontata, cioè diamo, diciamo fai quello, però se andiamo proprio a fondo della situazione, come dice lei, Sempre, bisogna sempre, spiegarla proprio perfettamente la cosa. sempre. Certo, sempre. Guarda, se devo guardare quella cosa lì, devo dire a sta ragazzina convocata dalla nazionale che non ci andava. Cioè, Sì. ti rendi conto? Se io vado a dire a una ragazzina che ha un sogno di una vita, a dirgli no, non sei pronta, non ci vai. Certo Sì, poi entra anche in che gioco è tutto un il. rischio, certo che è un rischio, è ovvio che è un rischio. Il rischio deve essere calcolato però, perché sennò purtroppo non si parla di performance. C'era un mio vecchio allenatore che mi diceva sempre, guarda, quando si corre in motocicletta, se fai le curve piano piano, tu le fai tutte perfette, però arrivi ultimo di sicuro. Il problema è che te devi correre e in curva devi dargliene e poi vediamo alla fine quanto sei arrivato. Però bisogna rischiare e quando rischi, rischi anche di cadere. E beh, certo, quando poi arrivi a quei dei livelli agonistici, comunque c'è sempre C'è il sempre. rischio. Va Questa è bene. la cosa. Vi Lui mostro ancora. questo lavoro sul medio gluteo, sempre per la fase di rinforzo. Questa è sempre una fase di attivazione, lavorazione di medio gluteo, di rinforzo, per stabilizzare quella che è la componente. E poi ci sono lavori di tipo più funzionale, sempre di stabilizzazione di medio gluteo. Ovviamente qui non è solo più medio gluteo, no? Vedete che siamo su una situazione di tipo integrato, interviene il centro, interviene l'appoggio del ginocchio, interviene la caviglia. E poi altri lavori di tipo funzionale per quanto riguarda il discorso di stabilizzazione, in questo caso coi flessori. Ovviamente qui stiamo parlando di prestazione, no? Stiamo parlando di allenamento. Cioè questa è una fase preventiva su un allenamento. Però parliamo di atleti, atleti che subiscono sollecitazioni. E per far fronte a queste sollecitazioni dobbiamo prenderci noi la responsabilità di allenarli. Questo più o meno è quello che il tutto l'iter complessivo, logicamente bisognerebbe andare molto più in profondità sotto il profilo della gestione. Dei vari distretti, cioè potremmo starci qua a fare un corso di 40 ore su questa roba qui, eh? Però l'importante è avere già come step di partenza alcune componenti del problema. Poi, ovviamente, approfondendo le varie componenti in maniera più, diciamo, dettagliata, se ne ho occorrenza, allora saprò gestire in maniera più importante, più precisa, più puntuale tutto il percorso, sia sotto il profilo preventivo, sia sotto il profilo poi prestazionale. Però si parte da qui, quindi assetto e programmazione neurale comune, abbiamo un rinforzo selettivo della tibia tarsica. Un rinforzo selettivo della femorotibiale, quindi gli esercizi che abbiamo visto, dove abbiamo detto che dobbiamo trovare quella capacità di equilibrare le forze per far sì che l'articolazione vada nella direzione giusta, quella desiderata, quella del grado di libertà. Un rinforzo funzionale comune e poi abbiamo le catene crociate vicino allo stimolo. E adesso vi dico poi il segreto definitivo. Noi possiamo fare tutta quanta la tavoletta del mondo, tutte le superfici instabili del mondo. Ma la velocità di impatto, quando tu ricaschi da un salto, sarà decine di volte superiore in frequenza, in hertz. Quindi il riscontro sarà
di un insulto da dover fronteggiare molto, molto, molto di più alto livello. Quindi, se io ricasco da un salto monopodalico su un piede di un mio compagno, su un mio avversario, è molto probabile che purtroppo l'infortunio avvenga. E allora tu mi direte, ma allora perché stiamo guardando tutta sta roba qui? Perché il cervello va per associazioni. Quindi, cosa significa? Se non ho quel tipo di esperienza lì da fronteggiare, devo trovare quella più vicina. E questo, allo stato dell'arte attuale, oggi, è quello che è quanto più vicino possibile da gestire sotto il profilo della stimolazione neurale che riusciamo a proporre. È in certi gradi non sufficiente, quindi se ricasco da un trauma molto importante, è probabile che purtroppo l'articolazione non tenga, ma è altresì vero che se c'è un trauma di livello inferiore, riesco comunque a fronteggiarlo e magari a, diciamo, calmierarlo, diciamo, a contenerlo. È una fase di contenimento. Sicuramente non è la fase realmente selettiva. L'ultimo grado, cioè l'ultima cosa su cui vi faccio ragionare, è che se in particolare, e per questo che poi c'è la scelta di quella che è la spirale di stabilizzazione del ginocchio, se per quanto riguarda il ginocchio il grosso degli infortuni è in valgo mediale, oppure per shift, oppure per pivot, per quanto riguarda la distorsione di caviglia, che può essere di diversi gradi fino a portare alla rottura di legamenti cartilagini che ne compongono quel distretto molto complesso, avviene in supinazione, quindi viene verso l'esterno. Questo è il motivo per cui distalmente si lavora sulle catene del tibiale, anche perché poi, tra l'altro, anteriormente è l'unico muscolo realmente significativo su una parte fortemente cartilaginea, sul vasto mediale e sul medio gluteo. Professore, scusi, e invece sul ginocchio, l'ultima cosa che ha detto, se invece il ginocchio per quello che riguarda gli infortuni avvengono la maggior parte Valgo mediale, sul valgo mediale. Ok, internamente, grazie. prego. E poi abbiamo invece quello che abbiamo lasciato in sospeso, le tendinopatie. Quello che abbiamo visto sui rinforzi attivi sicuramente aiuta. Quindi un muscolo forte aiuta la stabilizzazione, quindi la non infiammazione di quelli che sono le parti tendine. Quindi nel distretto inferiore abbiamo principalmente i tendini rotulei, che sono quelli, diciamo, più infiammati normalmente nei saltatori, e purtroppo negli ultimi periodi avviene anche abbastanza in maniera, diciamo, con una frequenza abbastanza alta, problemi agli achillei. E poi, vabbè, come terzo grado di probabilità abbiamo il tendine quadricipitale, che normalmente però è quello che viene meno assoggettato a questi tipi di infiammazioni. Comunque abbiamo questi tre tendini che intervengono sull'arto inferiore. Quindi il rinforzo selettivo aiuta ad abbassare quelli che sono le perturbazioni e le stimolazioni e quindi gli insulti che i tendini devono fronteggiare. Però poi abbiamo bisogno di una strategia un po' più selettiva, un po' più centrale per quello che riguarda la gestione di questa problematica. E quello che è riscontrato in letteratura prevede che mobilità e modellazione plastica, quindi stretching passivo delle articolazioni, sono uno dei primi fattori, diciamo, positivi sotto la prevenzione delle tendinopatie, e poi abbiamo le contrazioni di tipo eccentrico, quindi le fasi negative di decelerazione dell'articolazione stessa. Quello favorisce
la prevenzione tendinea. Per darvi il grado di problematica, in particolare di quello che è il tendine di Achille, vi ho messo qua due studi. Poi ve li guardate e vedete come in questo caso è quello che riguarda diciamo, i riscontri positivi per quanto riguarda il discorso degli achillei in una fase di esposizione a contrazione eccentrica meccanica, oltre a, diciamo, stretching passivo. E qui purtroppo quello che sono, io l'ho trovato sul basket, ma penso che si può trovare anche qualcosa sulla pallavolo. Ieri sera l'ho cercato in via, diciamo, un po' tardi dopo la partita, quindi ho trovato questo, però possiamo, tra virgolette, assimilare la problematica di quando c'è purtroppo una rescissione del tendine d'Achille è correlata a, diciamo che nel 70% dei casi, nel 72% dei casi, un giocatore di alto livello dell'NBA ritorna a giocare. Però tutti i casi indagati hanno una carriera accorciata e un tempo di utilizzo ridotto. Ora voi mi direte: sì, è vero, ma quelli fanno l'NBA, cioè lo stress è altissimo. È vero, assolutamente, stress assoluto, però hanno anche tutto quanto sotto il profilo del supporto esterno in termini di tecnici, in termini di terapisti, in termini di medici, che un atleta normale non ha. Quindi è vero che la sollecitazione è più alta, ma anche il loro grado di possibilità di aiutare questo tipo di contrazione, di prevenire questo tipo di infortunio è molto più alto. Quindi siamo coscienti del fatto che prevenire infortuni di questo tipo è assolutamente importante, perché dipende la longevità della carriera dei ragazzi, eh? Dipende non soltanto la stagione, perché la stagione normalmente quando è un infortunio così grave purtroppo viene ovviamente interrotta e non può essere ripresa, però attendere crea problemi nella carriera. E lavorare sulla fase eccentrica aiuta sia il ripristino delle fibre, quindi normalmente quando, se parliamo anche del tendine quadricipitale, o del tendine rotuleo, in particolare del tendine rotuleo, si vede che nel momento in cui il tendine si sfilaccia, quindi quando gli iter sono questi, l'abbiamo visto la passata lezione, per chi non l'ha visto se lo puoi andare a rivedere, nel momento in cui c'è uno stimolo reiterato in cronico di ricaduta, che succede? Succede che i tendini si inspessiscono e si induriscono, quindi riducono la loro mobilità. Continuo a muovermi e quello che purtroppo prima era flessibile adesso è rigido. E dopo che ricasco, 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 si infiamma e certe volte si sfilaccia. Perché? Perché piano piano incomincia a rompersi, perché non è più mobile. Si è visto in letteratura che lavorando sulle fasi eccentriche riesco a riallineare, quindi si vede dalle immagini ecografiche o dalle risonanze magnetiche che i tendini da sfilacciati diventano nuovamente più allineati. E nella modellazione di tipo plastico, quindi nello stretching passivo fondamentalmente, riusciamo a prevenire quell'insorgenza di rigidità che è un fattore di rischio molto, molto, molto incidente. Quindi niente di straordinario sotto il profilo della prevenzione, ma che bisogna incentivare in maniera importante. Perché? Perché mi costa poco a livello preventivo e mi tutela molto su un problema molto, molto importante. Traumi che interrompono carriere. Soltanto nelle mie conoscenze, purtroppo, l'anno passato, tre tendini rotule, tre tendini di Achille. Quindi purtroppo succede. E questa cosa perché succede? Perché ci sono dei fattori di rischio che sono crescenti, in primis la velocità del gioco. Quindi cosa significa? Che la velocità di gioco, come abbiamo visto anche in alcune lezioni precedenti,
favorisce l'incremento e il trasporto delle prestazioni verso un estremo più alto. Quindi siamo spinti a dover portare il nostro fisico, il nostro corpo a delle stimolazioni più importanti. Le superfici di gara incidono. In questo caso, se parliamo dell'indoor, se parliamo della pallavolo, sono quasi molto, diciamo quasi tutte simili, però se parliamo in altri sport, magari outdoor, per esempio il calcio, il rugby mi vengono in mente, è possibile che un campo ghiacciato risponda in maniera diversa da un campo in perfette condizioni. Questa variazione crea rischi concreti a quelli che sono i tendini. Le attrezzature che possono essere sia in termini di calzature, sia in termini di diciamo superfici, perché queste superfici di gioco, se parliamo dell'indoor, sono variati nel tempo, no? E cosa succede? Succede che tutto è portato a essere più performante, tutto ad andare più veloce, tutto a essere più spettacolare. Però questo accrescimento della qualità tecnica del problema porta a un grado di rischio più elevato. E poi ci sono le temperature, perché la temperatura è uno dei fattori di rischio sotto il punto di vista della rigidità. Più fa freddo, più sono rigido. Più sono rigido, più posso andare incontro al punto di rottura, in particolare, sia anche dal punto di vista articolare, quindi sotto i traumi di tipo distorsivo, ma in particolare sotto il profilo tendineo. E quest'altro, in particolare sul grado di affaticamento, abbiamo grossissimi riscontri su quello che è il discorso del lavoro recupero. Ci sono studi che ci dicono che a fronte di un mancato sonno si aumenta in maniera estremamente elevata, esponenziale, il fattore di rischio. Perché? Perché quando io sbaglio il gesto è perché la mia struttura ha risposto male a un certo tipo di stimolo, neuralmente. Neuralmente. Sono più stanco, il mio cervello è più stanco, le risposte sono tardive ed essendo che sono stimoli che avvengono in frazioni di secondo, se il riscontro è troppo lento, purtroppo succede che ci si fa male. Purtroppo succede che occorrono degli infortuni. Questo è assolutamente un altro dato di fatto. Ricapitoliamo e chiudiamo qui la nostra lezione. Stimoli neurali. Normalmente questo è un grado di stimolo di esposizione, 30 secondi circa, e con un rapporto di lavoro 1 a 1. Lo abbiamo anche in una delle nostre primissime lezioni su quello che è lo stimolo di tipo diciamo neurale anche sotto il punto di vista dell'apprendimento, che non è nient'altro di diverso. Rinforzo selettivo, abbiamo sia un discorso di tipo ipertrofico, sia un discorso di tipo ergogenico, quindi sia sotto il punto di vista del volume dei muscoli, quindi quanto grandi sono i muscoli che riescono a stimolare e stabilizzare le articolazioni, quanto forti sono e ovviamente rispettano le diverse metodologie, una deputata all'incremento della cellula muscolare, uno deputato a quello che è l'incremento sotto il profilo neurale della capacità di contrazione. Per quanto riguarda le tendinopatie, abbiamo visto che la cosa fondamentale è lavorare sulla mobilità e sulle contrazioni eccentriche, uno per mantenere la qualità di stiffness del tendine, del trasduttore di forza, e l'altro per ripristinare alcuni sfilacciamenti. E poi abbiamo un riposo e monitoraggio dei volumi per fronteggiare tutte quelle che sono le situazioni precedenti. Qui vi ho lasciato, se qualcuno vuole approfondire il caso, un altro caso di studio che abbiamo condotto su un'altra nostra ragazzina che aveva avuto una lussazione di rotula, quindi con i vari step di lavoro.
Questa è la slide che avevo già inserito la passata settimana, non c'è niente di che. Sono tutti i punti che è sempre meglio tenere a mente quando lavoriamo con un gruppo e quando lavoriamo abbiamo la responsabilità di una squadra. Non è niente di che se non quello di avere assolutamente sotto controllo e sincerarsi di quello che è lo stato di salute delle persone che si affidano a noi. Come al solito sono finito lungo, non sono riuscito a fare con voi la parte sulla rincorsa d'attacco, ma non importa. Preferisco fare due cose ben fatte. Recupereremo il lavoro sulla parte tecnica più avanti. Basta. Di domande ne avete già anche fatte, se qualcuno ha delle altre domande sono a disposizione per dare delle risposte o per dare quelli che sono i riscontri. Professore, scusi, sono sempre io. Vai. Volevo solo chiedere se può mettere solo di nuovo la slide, quella che c'era, che parlava delle attrezzature, il campo. Ragazzi, io vi metto tutto quello che volete, ma poi le slide ve le lascio, eh. Le avete? Sì, sì, no, perché io adesso nel mentre faccio una sorta di... Quale slide vuoi vedere? Le attrezzature? Cosa No, quello è un po' prima dove parlava... Ecco, velocità di gioco, attrezzature... Questa qua? Benissimo. Sì, sì. Te la lascio. Okay. Te la lascio. Così almeno... No, ma... Sì, sì, va benissimo. No problema. Ve la lascio qui. Quindi se ci sono altre situazioni, altre domande, resto a disposizione anche... sotto poi ovviamente in separata sede o nelle lezioni future. Ricordatevi di qual è il nostro grado di responsabilità. Ricordatevi che queste cose qui dobbiamo possederle per essere responsabili. Se non c'è altro, io vi saluterei, vi chiedo soltanto una cosa, sotto la prossima settimana siamo già in vacanza per Natale o c'è ancora lezione? Perché io non ho ancora verificato, non lo so. Qualcuno me lo sa dire? Interrompiamo, questa è l'ultima? Prima delle feste ovviamente. Qualcuno lo sa? Mi do un riscontro? Perché non saprei. Ma le vacanze andrebbero a iniziare il 23, il 20... Lo sto chiedendo, non lo so. Potrebbe essere che c'è lezione, non lo so, devo... A me pare che il 23, dal 23 in poi sia vacanza. Perfetto, benissimo. Quindi, no, perché soltanto per regolarmi, perché non ho riscontri ancora in merito, poi al limite comunque chiederò poi anche in segreteria. Se non c'è altro, se non ci sono altre situazioni, io vi saluterei, vi ringrazio e resto appunto a disposizione per quello che potrebbe essere, se abbiamo bisogno di approfondire, se abbiamo bisogno di richieste, se abbiamo bisogno di fare altri tipi di disamine a riguardo. Mi sembra che non ci sia altro, di robe ne abbiamo dette parecchie, e a questo punto vi congederei. Vi ringrazio, vi saluto, buon lavoro, buono studio a tutti e allora a questo punto ci aggiorniamo ancora la prossima settimana. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci, professore. Buona giornata.